Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Red Dead Redemption. Ragazzi, una storia incredibile, non ci crederete mai, ma quelle altre cuffie che usavo, che ho usato, insomma, per fare gli ultimi 2-3 video non funzionano già più, è una cosa veramente incredibile. Io veramente ci sto sclerando dietro sti microfoni. Ora, per fortuna, ho trovato queste cuffiettine proprio. Quelle insomma da 4 soldi che ti danno quando compri la webcam, che ti danno con la scatolina dentro e che per ora funzionano. Spero che tengano almeno un po', perché mi sono veramente rotto le scatole di questi problemi con il microfono. Comunque c'è il video. Bella. No, aspetta, bella un cacchio. Ma come? Dio Cristian! Mr. Marston, how are you, sir? I'm all right. I met up with your friend Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy. Your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Money? What are you talking about? Oh, we need weapons. Armor plate for the wagon. Extra hands. And I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no. The sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating, degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Now, sir, to Jack Tooth Breach. Sì, vabbè, ma che palle, non guido neanche. No, vabbè, gente, saltiamo il viaggio perché guardate, già mi stanno cadendo, insomma. Vabbè, ci siamo capiti, senza essere troppo volgari. Oddio, gara a cavallo. Dai che li arriamo tutti. Ovviamente partirò ultimo. Ma ovvio, ovvio. Ma che discorsi sono? Parto sempre ultimo io. Vabbè, dai. Dai che li arriamo, su. Keep to your manners and let the faster cart pass. So now
now that's been said, y'all can get to running each other off the road like always. Ma sei lucido tipo? Ah, non si può sparare. Dai, guida, guida. Allora, qua c'è un po' di traffico. Oh. Oddio, l'ho spinto giù. Ah no. Oddio. Sì. No, 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 ma vabbè, ultimo. Ah, si è portato un altro. No, no, adesso qua facciamo sportellate, No, no, mi dispiace, ma... Boom! Madonna! Ah, lì la prima, l'ho ancora impiantato laggiù dove mi sono capottato io. Muovere il carro all'indietro. Boh, cos'è successo? Bug estremi. Sono primo intanto qua. Oddio, curva stretta mi dicevano. Se riusciamo a vincerla senza rischiare troppo, senza magari farsi superare all'ultima curva. Ah, comunque, già che ci siamo qua nel video, prima che mi dimentico, dove si va qua? Spero di qua. Se ho sbagliato strada mi... Ok, no, giusto. Prima che mi dimentico, devo finire Forza Horizon, finire nel senso quella recensione che avevo cominciato. Quindi, allora, oggi essere mercoledì, questo probabilmente lo caricherò sul tubo per giovedì, quindi giovedì pomeriggio in teoria già dovreste essere in grado di vedere codesto gameplay. E forse per sabato riesco, se riesco, carico la prima parte, che non so quante parti verranno, del gameplay di Forza Horizon, così finiamo quello che abbiamo cominciato senza lasciare roba in sospeso. Vediamo se c'è un qualche video qui. No? Di nuovo, deve parlare di nuovo. Vabbè, ma chi se ne frega, dai, cioè... Sentiamo il viaggio, c'è qualche video, ok, se no. Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish? Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some Bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? No, non mi dire che è già finita. Così 10 minuti di video neanche. Boh, finito, vabbè. Pensavo di fare qualcosa di un po' più lungo, però... Va bene, vediamo come viene sto gameplay intanto con questo nuovo microfono, se funziona tutto per bene. Per il resto, come detto, se ce la faccio sabato vi carico un gameplay di... del Forza Horizon, quindi... Vabbè. Ci vediamo a quel gameplay. Bella.